Dimesso dal Policlinico Gemelli, dove gli è stato impiantato uno stent coronarico, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni presiede il Consiglio dei Ministri, che approva i decreti attuativi sulla scuola e quelli sulle unioni civili in perfetta continuità con il governo Renzi. Le riforme non si fermano, ha twittato Gentiloni, ma c'è tensione tra governo e magistrati e la ANM non parteciperà all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Matteo Renzi fa autocritica in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, annuncia come ha intenzione di cambiare il Partito Democratico. Quanto alla legge elettorale, l'ex premier sottolinea come un sistema che preveda il ballottaggio sia l'unico modo per evitare inciuci. Anche Silvio Berlusconi interviene sul tema, meglio il proporzionale, ma non si può votare subito. Comunque, io sono pronto a candidarmi, dichiara il leader di Forza Italia. Il freddo e il mare grosso non fermano i barconi dei migranti. Ieri un nuovo naufragio davanti alla Libia, 30 miglia dalla costa. 8 i cadaveri recuperati, 4 i superstiti, secondo i quali a bordo c'erano 107 persone. 3 morti sono stati sbarcati a Lampedusa insieme ad altri profughi soccorsi. Per questa mattina è attesa a Messina una nave con 304 migranti salvati nel canale di Sicilia. Calcio, l'Inter batte il Chievo per 3-1 nel secondo anticipo della 20ª giornata di Serie A, prima un gol di Pellissier, poi la rimonta nerazzurra con le reti di Icardi, Perisic e Eder. In precedenza il Bologna aveva battuto il Crotone in trasferta per 1-0. Stasera l'attesa sfida tra Fiorentina e Juventus e domani invece tocca a Torino-Milan. Buongiorno, benvenuti al telegiornale. Telegiornale che apriamo andando subito a vedere questa specie di botta e risposta a distanza. Le due interviste apparse questa mattina, una su Repubblica e l'altra sul Corriere, di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Matteo Renzi che parla per la prima volta dopo la sconfitta del referendum del 4 dicembre scorso e racconta sia i suoi piani per il Partito Democratico che ovviamente un'autocritica invece sul come ha condotto questa campagna elettorale. Un assaggio di sfida elettorale dalle colonne dei due più importanti quotidiani nazionali, Matteo Renzi su Repubblica, Silvio Berlusconi sul Corriere della Sera. L'ex premier più recente torna a parlare dopo la sconfitta al referendum e le conseguenti dimissioni. Lo fa con un atteggiamento che è un misto tra autocritica e rivendicazione di quanto fatto nei 1000 giorni trascorsi a Palazzo Chigi, dal Jobs Act alla buona scuola alle unioni civili. Il punto di partenza però è il primo, l'autocritica. Non ho capito il significato politico del referendum, mi sono illuso che si votasse su CNEL, province e regioni, dice dopo aver ammesso di aver pensato di abbandonare del tutto la politica dopo il bruciante KO, ma di non averlo fatto perché scappare nei momenti di difficoltà è da vigliacchi. Poi difende le sue nomine nelle aziende a partecipazione pubblica e nella RAI, il giglio magico a cominciare da Lotti e Boschi, e parla della sua visione del PD, quello del mancato rinnovo della classe dirigente è stato un mio limite, ammette, e della sinistra in generale, che deve, a suo avviso, entrare nel futuro e capire che le nuove polarità sono, esclusi e inclusi, innovazione e identità, paura e speranza. Infine, la legge elettorale, il ballottaggio è il miglior modo per evitare inciuci, sostiene, altrimenti Mattarellum. Se dalla Corte verrà fuori un sistema diverso, ha aggiunto, ci confronteremo con gli altri, ma con la proporzionale torniamo alla Democrazia Cristiana. Un sistema a forte base proporzionale è invece quello che vorrebbe Silvio Berlusconi, che nega di indugiare sul voto anticipato in attesa della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che potrebbe riaprirgli le porte delle istituzioni elettive. Voglio andare alle urne il prima possibile, afferma il leader di Forza Italia, ma bisogna andarci con un sistema ordinato e razionale che, per lui, lo ribadisce, in questo momento è un sistema proporzionale. Non lo chiedo per le larghe intese, dice, io voglio vincere, ma l'Italia è troppo fragile per permettersi governi espressione di una minoranza di elettori nei quali il resto del paese non si riconosce, e oggi in Italia esistono 3 grandi poli, nessuno dei quali allo Stato sembra in grado di governare da solo. C'è da registrare un episodio sicuramente di intolleranza nel quale è incappato il leader della minoranza del Partito Democratico, Roberto Speranza. Ieri sera a Potenza, durante la presentazione di un libro, è stato aggredito da un ragazzo che gli ha gettato addosso un iPad gridando "il Partito Democratico vende armi all'ISIS". Nessuno è stato colpito, ovviamente il partito però ha parlato subito di un gesto grave, e la solidarietà e la vicinanza al deputato è
stata espressa anche da Matteo Renzi. Preoccupa il clima crescente di odio verso parlamentari ed esponenti politici, invece questo è stato il commento della Presidente della Camera, Laura Boldrini. Parliamo invece di quelle che sono le decisioni del governo. Secondo un altro retroscena apparso questa mattina su un altro quotidiano, La Stampa, in realtà il governo Gentiloni, d'accordo con il segretario del PD Renzi, starebbe pensando a una sorta di reddito inclusivo che non è il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle, ma che in qualche modo gli assomiglia. Intanto il governo ieri ha licenziato i provvedimenti esecutivi per dare piena attuatività a due riforme, quella sulla buona scuola e quella sulle unioni civili. Dopo 4 giorni di ricovero, l'intervento di angioplastica, Paolo Gentiloni è tornato al lavoro. Ha presieduto ieri mattina, poche ore dopo essere uscito dal Policlinico Gemelli, il Consiglio dei Ministri. Varati i decreti attuativi di 2 leggi promosse dal governo Renzi, le unioni civili, che ora sono pienamente operative, con le norme su iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, e la buona scuola, per la quale sono stati approvati i decreti su 8 delle 9 deleghe previste, che hanno precisato le regole su asili, maturità e sostegno. Il Premier ha commentato via Twitter, a sottolineare la continuità con l'esecutivo precedente. Approvati i decreti attuativi sulla scuola, un pacchetto importante, aperto al contributo del Parlamento, le riforme non si fermano. Il Consiglio dei Ministri ha anche proceduto alle nomine dei vertici delle Forze Armate, tutti confermati, compreso Tullio Del Sette, il comandante generale dei Carabinieri, indagato dalla Procura di Napoli nell'inchiesta sugli appalti della Consip, che coinvolge anche il ministro dello Sport Luca Lotti. L'agenda di Palazzo Chigi è fitta, con l'emergenza banche da affrontare, i 2 referendum della CGIL da disinnescare, modificando le norme del Jobs Act su appalti e voucher, e un nuovo fronte con i magistrati sul piede di guerra su pensioni e trasferimenti. Per protesta, per la prima volta, non parteciperanno il 26 gennaio all'apertura dell'anno giudiziario in Cassazione. Sullo sfondo poi resta la partita cruciale per l'orizzonte della legislatura, quella della legge elettorale, che si aprirà il 24 gennaio con la pronuncia della Corte Costituzionale sull'Italia. Parliamo di immigrazione perché, stando alle testimonianze delle persone tratte in salvo, ci sarebbero 100 dispersi, almeno in un naufragio avvenuto ieri davanti alle coste libiche. Potrebbe trattarsi di una strage, l'ennesima. Un barcone carico di migranti è naufragato ieri a circa 30 miglia a nord dalle coste libiche. Fino ad ora sono stati recuperati 8 corpi senza vita, ma i 4 superstiti hanno raccontato che a bordo erano più di 100. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, che ha fatto convergere sul luogo del naufragio una nave francese del dispositivo Frontex e 2 mercantili. Alle ricerche che proseguono in queste ore contribuiscono anche un elicottero della Marina Militare e un aereo di Frontex, ma è poco probabile che riusciranno a trovare persone ancora in vita. La contabilità dei morti purtroppo viene aggiornata con il passare delle ore. Altri 5 cadaveri erano stati recuperati durante le operazioni di soccorso, che hanno salvato complessivamente 550 migranti. 3 morti erano su un barcone a largo di Lampedusa, sono stati recuperati dalla nave bettica della Marina Militare e dalle motovedette della Guardia Costiera. Altri 2 dalla nave Aquarius dell'organizzazione umanitaria italo-francese tedesca SOS Mediterranee, che opera con Medici Senza Frontiere. I 2 corpi senza vita erano sul fondo di un gommone sul quale viaggiavano 195 persone. Meno drammatico è stato il viaggio di 61 migranti, tra cui alcuni neonati, intercettati ieri lungo la strada che da Crotone conduce a Capocolonna. Hanno raccontato di essere iracheni e iraniani e di essere salpati con una barca a vela dalla Turchia. Giunta alla costa italiana, sarebbero stati fatti sbarcare con un gommone. Ora sono nel centro di prima accoglienza di Capo Rizzuto. Intanto questa mattina sbarcherà a Messina una nave con 304 migranti salvati nel canale di Sicilia. E invece si profila finalmente una sistemazione, seppure provvisoria, per i richiedenti asilo che dormivano in quel capannone a Sesto Fiorentino andato a fuoco 2 giorni fa, nel quale fra l'altro ha perso la vita un uomo. È stata la decisione arrivata ieri in prefettura a Firenze dopo ore di notevole tensione.
Ancora 24 ore, poi i somali scampati al rogo di Sesto Fiorentino dovrebbero trovare una prima adeguata sistemazione. Da domani, infatti, i migranti attualmente accampati all'interno del palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino saranno presi in carico dai comuni dell'area metropolitana fiorentina, che hanno dato la loro disponibilità per sistemarli in strutture adatte a fronteggiare l'emergenza. La decisione è arrivata al termine del vertice di ieri in prefettura a Firenze. All'esterno si sono anche vissuti momenti di tensione e qualche tafferuglio quando alcune decine di migranti, affiancati dai membri del Movimento Fiorentino Lotta per la Casa, hanno anche chiesto invano di partecipare all'incontro istituzionale presieduto dal prefetto. Il loro tentativo di forzare il blocco della polizia ha determinato momenti di tensione e qualche tafferuglio con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno respinto i manifestanti. Due migranti sono rimasti contusi. In ogni caso, dalla riunione è arrivato l'annuncio tanto atteso e il sindaco di Sesto Fiorentino ha rassicurato i migranti spiegando che ogni comune ha fatto il suo sforzo per trovare strutture dove ospitare alcuni degli stranieri e gestire così l'emergenza. Sarà invece l'amministrazione fiorentina a farsi carico delle spese per i funerali di Ali Muse. La richiesta di una dignitosa sepoltura per la vittima del rogo di mercoledì notte era stata avanzata a gran voce ieri davanti alla prefettura dai suoi connazionali e compagni di sventura. Ali Muse in un primo momento era riuscito a mettersi in salvo, ma poi è tornato all'interno del capannone nel disperato tentativo di salvare dalle fiamme i documenti necessari al ricongiungimento con la propria famiglia, bloccata in Kenya da 2 anni, famiglia che lui sperava di far arrivare in Italia. Il freddo purtroppo non è un problema solo per queste persone che cercano una sistemazione, lo è, come potete immaginare, in primo luogo per chi vive nelle zone terremotate, che protesta perché dice ormai si sta fermando tutto. Non è durata molto la tregua concessa dal maltempo. Una nuova perturbazione di origine artica è in arrivo sull'Italia e per le prossime ore è prevista una nuova fase di gelo e neve, anche al centro-sud, già colpito dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, destinata a durare per buona parte della settimana prossima, visto che tra domani e martedì dalla Russia arriverà il Buran, vento di aria gelida caratteristico delle lande siberiane. Le temperature sono calate drasticamente sulle Alpi, dove è scesa la neve tanto attesa da settimane. Intorno ai 3.000 metri il termometro ha fatto segnare meno 20 gradi. Un'allerta meteo da codice giallo è stata messa dalla regione toscana per rischio di ghiaccio, neve e vento. A far paura è proprio il ghiaccio, che ha causato diversi disagi al nord ed ingenti danni all'agricoltura, soprattutto nel sud Italia. Stato di massima allerta anche per la protezione civile, visto che al nord sono previste gelate con temperature che potrebbero arrivare anche a meno 8. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi nevicate anche in pianura su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, in estensione dalla mattinata di domani anche sull'Emilia Romagna e poi gradualmente su Marche, Abruzzo, Umbria. Anche Roma si prepara all'eventualità di una nevicata, mentre in Campania è allerta a grandinate. Temperature proibitive abbondantemente sotto lo zero nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto. Oggi ad Accumoli si terrà un sit-in per denunciare lo stato di abbandono del territorio, dove il freddo e la neve, dicono gli abitanti, hanno del tutto fermato le poche iniziative che lentamente erano state prese. Una notizia che arriva dal Bangladesh, dove la polizia ha arrestato Rajiv Gandhi, è il soprannome di un uomo, un personaggio ritenuto di primo piano nel movimento islamico clandestino Jamaat Atul, che organizzò il 1 luglio scorso, lo ricorderete, a Dhaka, l'attacco al ristorante Holy Artisan, in cui morirono 22 persone, fra cui ovviamente 9 nostri connazionali. È il primo degli organizzatori di questo attacco che viene arrestato e preso vivo, perché di altre 4 persone di cui si era arrivati a ricostruire le tracce invece purtroppo sono stati uccisi in altrettanti scontri a fuoco. E adesso invece torniamo in Italia per cercare di capire il senso dell'inaugurazione avvenuta ieri in Vaticano della sede diplomatica dello Stato di Palestina, dopo il riconoscimento stesso avvenuto di questo Stato, che in realtà non c'è, da parte del Vaticano nel 2015.
Si sono visti e sentiti spesso ultimamente il Papa di Roma ed Abu Mazen, capo palestinese, ieri mattina in Vaticano. L'ultimo incontro è tra i due, ecco le parole di sempre. Quando c'è di mezzo il martoriato Medio Oriente, le sue terre benedette per più religioni, la pace è stabile per chi le abita. Riprendere i negoziati diretti e tutelare i luoghi sacri, ripete Papa Francesco, mentre Mazen raccoglie in Vaticano il riconoscimento della Palestina quale Stato indipendente, riconoscimento in realtà del tutto simbolico, dato ad uno Stato che ancora non esiste e chissà se vedrà mai la luce, ma che il leader palestinese cavalca per rivolgersi al mondo e invitare altri paesi a fare lo stesso. Dopo 20 minuti in privato, l'abituale scambio di doni, tanti questa volta da parte di entrambi, tra icone sacre, pietre del Golgota, encicliche tradotte in arabo, libri e addirittura la copia di un documentario palestinese sulla ristrutturazione della Basilica della Natività a Betlemme. L'occasione della visita in Vaticano l'ha data l'apertura a Porta Angelica della sede diplomatica dell'Autorità Nazionale di Palestina presso la Santa Sede. Da Mazen solo poche parole sul ventilato trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, un gesto che non farebbe alcun bene alla pace e che in molti si augurano non trovi seguito, aggiunge il capo palestinese. Oggi a Parigi si apre una nuova conferenza sul conflitto israelo-palestinese. Si riparte dalla soluzione dei due stati confinanti, 70 i paesi invitati a discutere, ma Netanyahu, primo ministro di Israele, non ci sarà e questo già la dice lunga, mentre al pari dei palestinesi sempre Netanyahu avrebbe già espresso parere positivo ad una nuova serie di negoziati da svolgere il prima possibile, ma stavolta sotto egida del Cremlino, di Vladimir Putin. Parliamo di calcio con l'anticipo di ieri che ha visto l'Inter vittorioso. L'Inter ci ha preso gusto sia a vincere che a farlo in rimonta. Stavolta, a differenza di Udine, dove aveva subito l'avversario, ha trovato rapidamente la chiave giusta per attaccare la difesa del Chievo, sfruttando l'abilità degli esterni Candreva e Perisic. Efficaci anche le incursioni dell'ultimo arrivato, Gagliardini. L'ex atalantino, schierato al posto di Brozovic, assente per squalifica, ha debuttato con la personalità giusta per ben figurare a San Siro e proprio da lui sono arrivati i primi pericoli per il portiere del Chievo, che ha vissuto una serata esaltante. Sorrentino ha alzato le barricate e il bomber stagionato Pellissier ha affondato una lama nel cuore interista con il vantaggio improvviso. L'Inter non si è persa d'animo, confermando di essere una squadra vera sotto la gestione di Pioli e ha continuato ad attaccare con razionalità. Ma poi il ritmo alto, l'inserimento in attacco di Eder hanno sfiancato gli avversari. Nella prova di carattere del gruppo è arrivato l'acuto di Mauro Icardi, il bomber di razza che in volo ha piegato la resistenza di Sorrentino con la 15ª rete in campionato. Sperata la strada, l'Inter ha insistito verso i tre punti e ancora una volta l'uomo pesante è stato Ivan Perisic, che ha scardinato di forza la porta veneta. Sulla spinta emotiva è arrivato anche il 3-1 di Eder, che incornicia la quinta vittoria consecutiva per l'Inter. 36 punti e all'orizzonte un calendario favorevole con Palermo e Pescara come prossimi impegni. Innegabili i meriti del tecnico, che ha dato alla squadra un'identità precisa. Nelle sabbie mobili del campionato non sembra esserci una lotta vera per la salvezza. Nell'altro anticipo della prima di ritorno, il Bologna in trasferta punisce il Crotone con una rete dello svizzero Gemaili e per i calabresi è notte fonda. Massimiliano Allegri torna a compilare tabelle e previsioni proprio come capitò prima della sosta di Natale. Stavolta il suo orizzonte arriva sino ai primi di febbraio, dopo le sfide a Fiorentina, Lazio, Milan in Coppa Italia, Sassuolo ed Inter. Fra poco meno di un mese quindi si tireranno i bilanci e sino a quel momento, è il pensiero del tecnico, bisognerà migliorare sotto molti aspetti. Per migliorare bisogna porsi gli obiettivi, alla fine sono gli obiettivi che bisogna porsi. Subire meno gol, gestione della partita in un certo momento, gestione della partita. Se non hai la palla bisogna che tu difendi, quando difendi non c'è bisogno di far fatica, basta stare aver attaccato la spina e stare in campo in modo ordinato, che alla Juventus è difficile tirare in porta. Nel faticoso ruolo di inseguitrice, quattro lunghezze più dietro, la Roma di Spalletti sa di non potersi più permettere di sbagliare. In quest'ottica la trasferta di Udine, la seconda consecutiva dopo la Sampdoria, può dire molto sulle chance giallorosse, ma il tema caldo è sempre il mercato. Se la società, per esempio, si è parlato anche di una possibile cessione di Manolas, se la società mi dicesse a me che o vedessi la mia società fare le cose per racimolare qualche soldino per mettersi i soldi sotto il materasso, allora io lì interverrei e faccio casino. Sulla carta il Napoli ad avere il compito meno complicato, in casa contro un Pescara ultimo ma senza dubbio caricato dalla sconfitta casalinga del Crotone, e prova a sfruttare il fattore campo contro l'Atalanta, pure la Lazio con il tecnico Simone Inzaghi deciso a ritagliarsi a suon di punti un posto nella storia biancoceleste. Domani sera il gran finale con Torino-Milan, rivincita dell'ottavo di Coppa Italia vinto in rimonta dai rossoneri.
7.50, allora adesso tornano le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona, poi Omnibus, Frediano Finucci non c'è questa mattina, lo sostituisce Alessandra Sardoni, quindi vi lascio in ottime mani comunque e io invece vi auguro di passare una buona domenica.